Mi ha chiamato marocchino come figlio colorato, come Formula 1, mi sentivo usato. Avanti tutta forza, portami in mezzo e letto. Giallo. I fiori sono gialli. La sabbia è gialla. Il sole è giallo. Adesso non lo sopporto più, il giallo, le porte sono gialli, i finestri sono gialli, gli sbarri sono gialli, e questo colore mi fa stringere il cuore. Adesso sono obbligato a vivere dentro il giallo. Gabbia. Non mi piace vedere gli animali in gabbia. Perché sento la loro rabbia. E la paura che sentono alla sera, quando c'è il buio. E da noi, nel mio paese, si dice così. I cavalli sono chiusi, gli asini corrono con le chiavi. Bambino. Da bambino mi piaceva andare nei fossi. Prendeva gli scarafaggi, correva a casa. Aprivo il fazzoletto, li lasciavo cadere sul pavimento del corridoio. Che mia sorella lavava tutti i giorni. Lei urlava, scappava, a volte piangeva perché cadeva. Buco.
Io vedo sole, don buco, e la distanza tra me e le soli è una strada nera, intagliata nei campi di San Michele. Discussioni? Ci sono detenuti che sono contenti per essere espulsi da qui, e ci sono quelli che hanno paura di essere espulsi per tanti motivi. Quelli che sono contenti di abbandonare il paese qua all'Italia, perché quando sono stati qui la libertà hanno messo un po' di soldi a parte. E invece il contrario è per quelli che hanno paura, perché quando tornano da qui devono iniziare da zero. Nel mio destino Dio è d'accordo che io sono qua in galera, perché ho sbagliato. Perché tutto scritto, quando uno nasce, nel suo destino è scritto tutto cosa deve fare. Ma io sono sbagliato, mi merito la galera, perché ho sbagliato, ho preso una strada brutta. E mi merito la galera e Dio è d'accordo. Fuori le persone possono decidere di credere o non credere, ma quando sei chiuso in un posto come questo, l'unica persona che ti può dare speranza, l'unica immagine, l'unica figura, l'unica entità che ti può dare una speranza è proprio Dio. In verità abbiamo il diritto alla sponsa solo con l'alcol. Questo è inaccettabile perché l'alcol è molto forte e causa molti problemi. È tempo adesso di legalizzare le droghe leggere come la marijuana o l'hashish. Queste droghe non sono forti e non causano gli stessi problemi dell'alcol. Allora è arrivato il tempo per avere il diritto alla sponsa di droghe leggere. Per le colpe di droga sono in galera. Mi trovo qua perché la droga rovina la famiglia, ti rovina te. E spero che esco. Non vado più a spacciare, non vado più a. Vado a lavorare. Io spero che esco, cambio la mia vita. Libertà. Non si dà il giusto valore a questa parola. Solo quando la perdi, capisci cosa significa. Pensare. Io sono una persona che pensa tanto, specialmente in questa situazione. Penso al passato e cerco di costruire il futuro. Pensare non è una parola felice in questo luogo. Pensare da dentro quattro mura mi fa moralmente male. Paura. Per un anno ho avuto paura tutti i giorni.
Tutti i giorni aspettavo che qualcuno bussasse alla porta e mi dicesse sei in arresto. Un giorno è successo. Aveva paura per mia moglie e mio figlio, che cosa avrebbero fatto senza di me. Era un vecchio reato, speravo che la giustizia italiana si dimenticasse di me. Zitto. Da quanto io sono entrato in carcere, sto zitto. Sotto le mani della giustizia, vedo e non parlo. In carcere, se vuoi vinci, devi stare sempre zitto. Ascoltare. Mi piace ascoltare la musica araba. Canterò nella mia lingua quando lavoro in cella, faccio la pulizia, perché trovo nel suo ritmo ritroverò il sorriso della mia gente. E non mi piace ascoltare dalla finestra la voce del vento, solo quando il vento pace il mio cuore, si calma. Arcobaleno. È un bel gioco di colori in cielo. Qui dentro è un bel gioco di uomini. Come l'arcobaleno cambia i colori, così in carcere le persone si cambiano tra di loro. Arresto. Buon pomeriggio, esco per la strada. Trovo la polizia sotto casa. Faccio finta di niente. Indifferenti, dal gruppo si stacca qualcuno, polizia 8 in borghese, e viene verso di me, mi prendi sotto il braccio e mi dici sei in arresto. L'anima secondo me è una forza. È come una forza interiore che alla fine della vita sopravvive al corpo e vola via. Qua l'anima è chiusa tra le sbarre. Anche se a volte la puoi far scappare, la puoi far volare. Però sempre qui poi ritorna. Oggi ho visto mia figlia, mi è venuta a trovare, e ha compiuto 18 anni. Non ne ha potuto fare nessuna festa, perché non c'era la persona più importante di casa. E mi ha detto, papà, quando stai a casa, festeggiamo tutti insieme. Poi mio figlio più piccolo mi ha detto, papà, io vado a calcio. E non gioco come quando stavi tu, perché tu mi dicevi come mettermi in campo per giocare. E io sto ancora più male, perché sono le cose più belle della mia vita. E non vedo l'ora che venga il mio giorno che sto a casa. Stare in carcere è fatica. Com'è la fatica di un giocatore di calcio? Che deve continuare a giocare
nei tempi supplementari. Qui si sente il sudore, la pena e la difficoltà. La rabbia. Quando sento la rabbia faccio il pulizia nella mia cella. Canto o ascolto la musica per non gettarmi con qualcuno. In questo posto ti arrabbia anche con te stesso. Rumori. Il rumore di le porte che si aprono e si chiudono. Dalla mattina fino alla mattina del giorno dopo. Anche il rumore delle chiavi di guardie che passano in mezzo di sessione. Il rumore di qualche detenuto poverino che sta male. Purtroppo qua siamo chiusi in gabbia e non possiamo fare niente. Camera. Mi manca la parola camera. Non la sento più pronunciare da tanto tempo. Mi dispiace, qui sento solo cella. Camminare. Quando mi è arrestato quella giorno, arrivare nella cella, quando mi messo una cella e visto mi accompagno di cella sono un albanese. La notte io ho visto lui sta camminando fino alla mezzanotte. Io ho guardato lui. Cosa questa persona sta facendo? Perché io penso e lui sono pazzo. L'altra mattina arriva andato aria e visto un mio paesano. Io direi a lui, quella banese è pazzo. Tutti la notte lui camminavano. Lui mi dice no amico mio, e lui non è pazzo. E lui camminavano perché e lui c'è tanti problemi. Quella la stress di carcere. Cammino per corridori. Voglio camminare fino ai confini della terra e la corre ai fiori ai porti della strada. Cuore. Qui dentro si sei innamorato, il cuore batte il triplo, ma allo stesso tempo è triste. Il mio cuore da fuori non è come questo cuore da adesso. Fuori io uso il mio cuore per aiutare la mia famiglia, per aiutare gli altri, per aiutare le persone, ascolto i problemi degli altri. Ma adesso qui in carcere non sopporto più sentire i problemi di qualcuno, qualche detenuto. Perché come faccio ad aiutarlo? Se io non ce l'ho gli ali per volare. Odio. Odio la vita stretta. Odio i momenti stretti. Qui dentro gli sbarri ciuccio è stretto. Thank you.
Torino. Torino era nella pioggia. Lì c'era la sua fortuna. Lì c'era il suo riscatto. C'era diviso presso dalle altre. Ad ogni incrocio qualcuno se ne era andato. Aveva fretta di perderli per la strada. Notizia. Da quando è entrato nel carcere mai sentito una notizia bella. Sempre notizia brutta. Immagini della gente che lavorano qua a guardare noi detenuti come siamo assassini, siamo ignoranti, siamo, ma no, è il contrario. Immagini che hanno gli altri su di noi, ahimè, è brutta. Non hanno fiducia in noi, non sono capaci di fidarsi di persone come noi. Che in realtà abbiamo molto bisogno d'aiuto, e senza questo aiuto è molto difficile risalire. Anche solo guardando i fatti che succedono in televisione, nei telegiornali, hanno una brutta opinione su di noi, quando invece siamo delle persone come loro, senza pro e senza contro. Madre. Mia madre preparava il pane. Mia madre stendeva il bucato nel prato. Un giorno sono partito. Tutti gli uccelli mi guardavano. I campi mi guardavano. E i bianchi tompi di morte mi guardavano. Tutti gli occhi mi guardavano. I grandi occhi dell'Africa mi guardavano. Qui è il posto più brutto, il posto in cui la cosa che ti può aiutare, oltre alla famiglia, è la speranza, che un giorno tutto potrà finire. Vita. La vita è stata bella, piena di sorprese. La famiglia, il lavoro, gli amici, fino al giorno della mia tragedia. La entrata in carcere ha cambiato tutto, anche la mia vita. Sorriso. È difficile galera. Ti arriva solo quando senti la voce della tua famiglia a telefono. Per tutta la settimana raccogli le cose da dire. E poi appena senti la loro voce, te le dimentichi tutte. E solo allora arriva il sorriso. Speranza. Punto
di forza per qualsiasi uomo, per superare ogni difficoltà. Qui ci sono due tipi di speranza. Molti sperano di uscire, io spero anche di non tornare. Uscire dal carcere è come nascere di nuovo sulla terra. ذكر ربي الله يخلي يا المن في قولوا لامي لا تبكي يا المن في ولدك ربي الله يخلي يا المن في يا ما الدخل عطوني للراس يا المن في عطوني لي زارو بياس يا المن في يا ودوني للدريبينال يا المن في وجادر من يكبر وصغار يا المن في من الدخل عطوني للراس يا المنفي وعطوني لي زارو بياس يا المنفي كسبار بكيري دي بير بكيري دي كريستالو سي questa la vita che passa da gabbio per me tanto male. Ho chiamato Marocchino col mio fischio colorato come Formula 1, mi sentivo gasato. Avanti tutta forza, quanto di mezze. Juan, Trommel, Gwen, Cushy Scran. Pazzo, porta palazzo, tutti, 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 tutti.